Una storia d'amore, non una qualsiasi. I personaggi non sono sconosciuti e nemmeno inventati. Il finale resta da scrivere. È una storia d'amore i cui personaggi siamo noi, qui e ora. Chiunque abiti o venga ad abitare sul continente europeo. Siamo la materia prima di cui è fatta questa storia, vittime o beneficiari dei suoi alti e bassi. Non possiamo scegliere se farne parte o meno, però possiamo scegliere come farne parte. Non semplici comparse, ma attori dell'intreccio. Non schiavi di meccanismi e eventi incomprensibili, ma protagonisti consapevoli che si mettono in gioco con la loro libertà. Ormai da 3 generazioni noi europei siamo di fronte a questa scelta. Schiavi o attori? Finire schiacciati sotto il peso di logiche più grandi di noi, logiche globali, oppure farci carico di un comportamento più consapevole e responsabile, un comportamento più libero. Non abbiamo un tempo infinito per effettuare questa scelta, anzi, diciamocela tutta, ce ne resta anche poco. Però, tentare di essere liberi è difficile. Lo so. Nessuno di noi desidera restare schiacciato sotto il peso degli eventi, ma spesso ci accontentiamo di sperare che le cose vadano bene, persino quando tutto intorno ci dice che vanno male, perché accendere il cervello è faticoso, molto faticoso. E siccome nell'immediato l'alternativa è accendo il cervello o lo lascio spento, è più riposante lasciarlo spento, si decide di lasciarlo spento. Vorremmo risparmiarci lo sforzo di capire, di mettere continuamente in questione le nostre idee sul mondo. Tanto più che ogni nuova consapevolezza mette in questione anche il nostro modo di comportarci. Sì, il modo di comportarci, non solo i pregiudizi intellettuali. Cambiare modo di comportarsi ci fa più paura che restare schiacciati sotto il peso degli eventi. Allora, essere liberi è difficile. È una continua conquista. Non si fa una volta e per sempre e non significa mai alleggerirsi del tutto. È sostituire il peso di meccanismi che ti schiacciano con il peso della responsabilità. Un altro peso, sì, ma che ti fa sentire parte di una vicenda che non si esaurisce con la tua vita mortale. Essere liberi non è essere comodi, distratti o indifferenti. Quello è essere vuoti. Qui si tratta di capire come far succedere certe cose e non altre, di scegliere insieme la direzione. È una storia d'amore collettiva. È il tentativo di dare unità politica al continente europeo. Politica? Non basta un'unità più spontanea. No, non basta. Questo è il punto, questo è il problema. Solo l'unità politica significa dotarci del potere di agire, di scegliere come europei, diventare più responsabili, più consapevoli, più liberi. Ed è una cosa seria, molto seria. Ancora 70 anni fa, noi europei eravamo in mezzo alla bufera. Ci ammazzavamo, con ferocia e sistematicità inaudite. Eravamo divisi in popoli nazionali, armati da stati sovrani. Per noi era naturale e ne subivamo volentieri le conseguenze. Abbiamo coinvolto il mondo intero in queste lotte fratricide. Per forza, eravamo al centro della storia mondiale da almeno un secolo, solo che a furia di lotte ci siamo autodistrutti e siamo passati in secondo piano. Il ruolo principale l'hanno preso altri stati, incommensurabilmente più grandi dei nostri. È da allora che noi non siamo più realmente sovrani, vale a dire liberi, ed è da allora che cerchiamo di tornare ad esserlo nell'unico modo possibile, vale a dire uniti. All'inizio siamo diventati il terreno della lotta di potere tra Russia sovietica e Stati Uniti d'America. Gli americani premono da subito affinché tutti contribuiscano alla difesa della potenza sovietica. Sono pronti a riarmare persino i tedeschi. Almeno però, dove arrivano per primi i carri armati americani, si impone la democrazia e qualche spazio di libertà in più. Allora qualcuno propone, perché non agiamo direttamente come europei? Perché non ci dotiamo di un potere sovranazionale,
Da lì nasce il processo di unificazione europea, non una storia di interessi economici o finanziari, ma una storia d'amore, che si accende in risposta a un bisogno morale e politico, la pace. È la Francia che fa il primo passo, cancellando ogni rimpianto. Assieme a Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, creano la prima comunità europea, così da gestire in modo unico le risorse chiave dell'industria bellica, carbone e acciaio. E i sei tentano subito dopo di gestire in modo unico anche l'esercito, nel quadro di una comunità politica europea. Siamo nel 54. L'obiettivo di una piena unità sovranazionale è già a portata di mano. Ma il tentativo fallisce, per un soffio, e gli europei mancano il loro primo appuntamento con la storia. La via maestra verso l'unità si chiude di colpo, anche se tutti sanno che il cammino non può interrompersi, perché l'Europa divisa è senza futuro. Per questo si cerca subito di aprire un'altra via, sperando che un bel giorno la situazione possa cambiare. Questa via si chiama integrazione. Abbattiamo intanto le barriere che impediscono gli scambi, che rendono più piccole e chiuse le nostre società. Nasce così la Comunità Economica Europea. Interesse di pochi? No, beneficio per tutti. È l'avvio del mercato comune che ci porta i boom degli anni 60. A chi? Ai sei paesi e solo a quelli che fanno parte delle comunità. Televisione, frigorifero, automobile, diventano beni di massa. Si comincia a produrre ricchezza al passo degli Stati Uniti. Sembra di guardare in faccia il paradiso. E i successi del mercato comune attraggono altri europei. Regno Unito, Irlanda, Danimarca vogliono entrare nelle comunità, mentre Grecia, Portogallo e Spagna escono dalle dittature e chiedono subito di entrarci. Gli europei dimenticano di essere ancora dei naufraghi, divisi e in cerca della via di casa. Il dibattito pubblico non supera i vecchi confini e i successi del mercato comune non si traducono in una nuova consapevolezza europea per i cittadini del continente. Al contrario, le classi politiche scoprono che i successi europei sono un formidabile mezzo per mantenere i loro poteri e le illusioni nazionali. Perciò negli anni 70 ci scopriamo ancora tutti indifesi di fronte a nuovi eventi globali. Cambiano le regole della finanza mondiale, il prezzo del petrolio sale alle stelle e l'Europa imbuca un tunnel di depressione economica, inflazione, terrorismo. Ci mettiamo a litigare. È la nostra relazione che entra in crisi, con il rischio di perdere il mercato comune. È inutile negarlo. Bisogna andare avanti. I poteri nazionali iniziano a parlare di moneta europea, di incontri regolari tra i capi di governo, ma soprattutto decidono l'elezione diretta del Parlamento europeo, 1979. Uno degli eletti, Altiero Spinelli, fa capire subito ai colleghi quanti pochi poteri hanno pur rappresentando i cittadini d'Europa. Sta lì, dice, il nodo che ci tiene divisi. Ai poteri nazionali interessa integrarsi, ma interessa anche rimandare il più possibile l'unità. Sono costretti ad andare avanti, ma cercano di farci dimenticare la meta. L'Europa unita non cade dal cielo. Fa i cittadini al loro Parlamento ottenerla. Così, il 14 febbraio dell'84, il Parlamento approva un nuovo trattato che vuole riaprire la via maestra per l'unificazione politica. E i governi? Che fanno? Lo bloccano, ovvio. Decidono almeno di accelerare con la realizzazione del mercato unico. A 12 ormai, perché ci hanno raggiunto anche la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Intanto però il mondo non dà tregua. Cade il muro di Berlino. Evento globale che porta alla fine dell'URSS e dell'ordine bipolare. E sommovimento europeo. L'intera parte orientale torna libera ma instabile e la Germania si riunifica. Che paura! Un momento! E se completassimo anche l'unità dell'Europa? Così arriviamo al 1992. Trattato di Maastricht. Nasce l'Unione Europea. Si fa il patto sulla moneta. Insomma, meta raggiunta. Ma che? È l'ultima perversione dei governi. Introducono la cittadinanza europea, ma subordinata a quelle nazionali. Parlano di politica estera e sicurezza europea, ma incatenata alle trattative fra governanti nazionali. Creano la moneta europea, ma...
non creano un governo europeo. Così, 20 anni dopo, le democrazie nazionali sono svuotate e quella europea risulta ancora incompiuta. Le riforme sui trattati si sono susseguite, sì, ma senza produrre risultati decisivi. Il mondo ha sempre più attori continentali a contendersi il primo piano e produce crisi sempre più frequenti e vaste. I cittadini europei vivono in una delle zone più ricche al mondo, ma non sanno nemmeno il perché, e quindi sono incapaci di garantirlo anche ai loro figli. Oggi siamo 500 milioni di persone e 28 stati a condividere questa storia. Ma quanti di noi lo sanno? È tempo di farla nostra, perché vivere uniti, per tutti noi, è una questione di sopravvivenza.